C'è subito la nostra Sofia, pronta e protagonista anche in questa finale al nastro, due finali per questa giovanissima atleta della Faber Ginnastica Fabriano. Entra in pedana con il nastro, ha già dimostrato in altre occasioni quanto può valere questo esercizio pazzesco e quindi ce la guardiamo, facciamo il tifo, mi raccomando anche da casa. Vulcano è scritto sul suo nastro. Bene. Forza Sofi. Bravissima Sofia Raffaeli, che nastro, quanti aggiustamenti ha fatto questa ginnasta, degna veramente di una grande campionessa, super esperta. Ha fatto dei recuperi anche di traiettorie non precise, evitando le penalità. E questo per una ginnasta così giovane non è scontato, perché una volta che io lancio il nastro e non lo lancio perfetto, come magari sono abituata a fare in palestra, la cosa naturale da fare qual è? Impanicarsi magari, no? E fare un altro errore. È successo anche a Lena Schramm prima. Invece lei trova sempre la maniera di sistemare l'esercizio. Di aggiustarsi. Tra l'altro ridevo proprio con la sua allenatrice Giulietta Cantaluppi alle ultime gare, perché lei cambia in base a come va l'esercizio e quindi ogni volta da giudice o da spettatrice. Questo è assolutamente segno di grande intelligenza, esatto. Di prontezza di riflessi e di come dire, conoscenza della materia, assolutamente. Sì, no? E quindi io da giudice e da spettatrice dicevo non so mai cosa aspettarmi, penso di conoscere l'esercizio, invece poi lo vedo e lo cambia. E quindi proprio Giulietta me l'ha confermato. E questo è un grande talento. Insomma, sarei curiosa di sapere come mai ha scritto Vulcano. Oddio, ci possiamo arrivare? Sì, dai, però... le lo chiederemo. Anzi, vi lasciamo con la curiosità per la prossima volta. Vediamo questo ultimo rischio preso fra le gambe, fuori dal campo visivo, durante un'ultima rotazione. Bellissima questa ripresa finale. Sembra 22-350 il punteggio di Sofia in questa finale.